Risolvere la congestione metropolitana, rafforzare i collegamenti interurbani e migliorare il collegamento con il porto e con il sud della Puglia. Si apre il dibattito pubblico per la variante della nuova statale 16 Adriatica-Barimola, che con oltre 19 chilometri di tracciato, 6 nuovi svincoli, 2 carreggiate con 3 corsie, 4 viadotti e 3 gallerie artificiali per un progetto che vale 405 milioni di euro, si configurerà come strada a scorrimento veloce. Una rivoluzione per la viabilità del territorio, il nuovo tracciato più interno rispetto a quello attuale si pone l'obiettivo di migliorare l'accessibilità del territorio e incrementare la sicurezza stradale delle infrastrutture esistenti, riducendo con una serie di ammodernamenti il tasso di incidentalità e favorendo il comfort di marcia. L'opera sarà discussa e approfondita assieme ai cittadini e agli enti interessati. Il calendario di incontri del dibattito pubblico prenderà il via lunedì 7 marzo dalle 17 alle 19:30, con il primo appuntamento informativo territoriale dedicato specificatamente alla città di Bari. Al termine della fase di dibattito pubblico si potrà procedere con la redazione del progetto definitivo e la nuova statale 16, se non vi saranno rallentamenti nell'iter di realizzazione, potrebbe essere pronta nel 2027. Di questo investimento ha ricadute su una serie di cittadini che non sono solo i residenti di Bari, ma sono quelli dell'intera Puglia e soprattutto nei periodi di maggiore congestione agevola anche il percorso turistico. Quindi ringrazio anche tutti i sindaci che sono presenti, che stanno partecipando, che sono ovviamente i protagonisti di questo dibattito pubblico che noi, devo dire, consideriamo fondamentale. Voglio dire al vice ministro Morelli e a Vincenzo Mazzi che il dibattito pubblico è addirittura inserito in un'apposita legge regionale, che ovviamente non è alla base di questo dibattito pubblico, ma dimostra l'assoluta condivisione del metodo, perché se è vero che ci sono, come ci saranno, incontri, discussioni, anche probabilmente punti di vista diversi, questa discussione, secondo me, finirà per accelerare l'opera e non per rallentarla.